Insomma, secondo Maslow, ogni tipo di bisogno si manifesta e si intensifica solo quando il livello precedente, dicevo, è stato sufficientemente soddisfatto. Per cui se per esempio i bisogni più bassi della vita, le funzioni fisiologiche, per esempio alimentazione, o il sesso, il sonno, il riposo, non vengono sufficientemente soddisfatti, che succede? Il bisogno si intensifica, si amplifica, la persona diventa troppo importante, per esempio alimentarsi, perché è vitale, o il sonno, per esempio. E che succede? Si intensifica, si amplifica, questo bisogno ha conflitto con lo spazio mentale, quindi assorbe tutte le energie della persona. Ecco perché si blocca, non possono emergere altri tipi di bisogni, no? Non emergeranno quelli più alti, quelli più, che danno più soddisfazione alla vita dell'uomo, quelli più alti ricollegabili più direttamente alla dimensione psicologica e relazionale dell'uomo, cioè bisogno di sicurezza, o di affetto, di appartenenza, di stima. E se questi ultimi non vengono abbastanza soddisfatti, cioè una persona si rende abbastanza amato, stimato, si sente abbastanza realizzato, non emergeranno quelli ancora più alti, cioè bisogni di cognitivi, estetici, spirituali, che sono proprio quelli che invece vanno a caratterizzare l'uomo, che sono specifici proprio dell'uomo. Per cui l'evoluzione psicologica di una persona che fa? Si blocca. A uno di questi livelli, quello che non è stato sufficientemente appagato, è quel livello di bisogni che purtroppo ha incontrato, che si può bloccare qui, affettivi. Persona non riesce ad appagare il bisogno, il suo bisogno di affetto, di amore, non ha mai avuto almeno una relazione buona di amore, e questo bisogno rimane lì e si amplifica, si intensifica, gli occupa tutto lo spazio e lui si blocca qua, non emerge, non ha bisogno di stima, di autostima, di realizzazione, lui tutto ciò che fa è per essere amato. Ecco come questa crescita si blocca molto spesso. La persona può essere anche avanti negli anni, ma blocca dal punto di vista psicoaffettivo questo livello, perché purtroppo non è riuscito a soddisfare questo tipo di bisogno. E così per ogni livello si può bloccare a livello dell'autorizzazione, se non riesce a esprimere tutte le sue potenzialità, a conoscere ed esprimere ciò che può essere, a realizzarsi, a realizzare la propria natura, e quindi rimane qui, rimane sempre impegnato, oppure si può bloccare spini, molto spesso in questa società, qui ci si blocca la stima, non la stima degli altri. Se non la persona si sente abbastanza sufficientemente stimata, e continua a ricercare la stima, e magari non c'è, si blocca qui, e non c'è il passaggio all'autostima, tutto proiettato a ricercare la stima degli altri. Quindi tutto l'impegno lavorativo, tutto ciò che fa, anche il livello sportivo, tutto proiettato all'esterno, non si realizzerà mai, non conoscerà mai le sue risorse, non esprimerà mai, perché non emergeranno quelle cose migliori, tutto il suo impegno è l'energia, tutto finalizzato a ricevere la stima degli altri. È chiaro che quindi non sta bene, non è soddisfatto, potrà anche ricevere la stima, perché magari professionalmente non so, molto stimato, ma se non fa uno scatto di mettere da parte questo bisogno, cioè andare oltre il bisogno di essere stimato, non ha mai quella possibilità di autorealizzazione, poi di godere i bisogni cognitivi, cioè di soddisfare i bisogni cognitivi, estetici, spirituali, che sono quelli che poi danno maggiore soddisfazione all'essere umano. Guarda,
che succede? No, questo blocco può cadere molto spesso. Sentimenti, comportamenti negativi, anche alcune psicopatologie, sintomi d'ansia, depressivi, sono molto spesso l'espressione di questo blocco, ma hanno fondamentalmente il significato di richiesta di aiuto all'esterno. All'aiuto che cosa? A sbloccare questa situazione di impasse psicologica in cui si trova, che da solo non riesce a sbloccarsi. La risposta a questa richiesta di aiuto, cioè può essere una psicoterapia o anche una relazione di aiuto più breve, no? Che grazie alla favorendo, facilitando nella relazione l'appagamento di quel bisogno che non è riuscito ad appagare, no? Nella sua vita, può andare oltre. Appagato quel bisogno, passa all'età superiore, può sbloccare la situazione.